Le ruote del bus che girano, 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 le ruote del bus che girano per tutta la città. Il famoso pulmino di cui parlavo, di cui mi chiedevi poco fa. Allora, cosa succede? Durante, subito dopo la vestizione, qui mi vedete indossare il mio scafandro, subito dopo la vestizione gli astronauti vengono portati alla navetta. Yuri Gagarin durante il tragitto si fermò per fare pipì. E poiché il viaggio andò benissimo, i nostri colleghi russi hanno deciso da quel momento in poi che tutti gli astronauti avrebbero dovuto compiere lo stesso gesto, ovvero fare pipì sulla ruota posteriore destra. Quindi, durante parte della tradizione, quella di fermare l'autobus a metà tragitto, i cosmonauti scendono e a turno svolgono il loro dovere e continuare la tradizione che Yuri Gagarin ha iniziato 55 anni fa. Cioè, vediamo se ho capito bene. In piena guerra fredda, loro si mettono d'accordo su come si piscia e dopo per 50 anni fanno la stessa cosa? Cioè, non solo enemies on Earth e friends in space, ma anche friends durante che fanno baruffa sui giornali, però in realtà sono amici. E poi le agenzie spaziali sono tante, no? Vabbè. Allora io avrei una domanda, ma mancano 19 secondi alla pubblicità, quindi te la faccio dopo. La domanda sarebbe, le donne come fanno? Ma avete già la tuta? Abbiamo già lo scafandro. Allora mi devi rispondere dopo la pubblicità. E ci siamo lasciati 3 minuti fa con una domanda. Si fa la pipì su una ruota del pulmino? Posteriore destra. Posteriore destra. La domanda era, gli uomini, vabbè, le donne come fanno? Allora, no, voglio proprio capire. Io vi consiglio... Vi consiglio di invitare anche Samantha, che probabilmente potrà darvi una testimonianza diretta di cosa ha fatto lei. Ma divertente. È qualcosa di cui si può parlare con amicizia, perché fra di noi siamo tutti molto amici, magari raccoglierne un po' in una bottiglietta e poi spruzzarla un po' come una benedizione su una delle ruote del pulmino. Ma proprio da prendere a pugni, Dio caro, contro il muro, madonna ragazzi! Questo è quello che ho sentito dire. Vaffanculo, vai! Come fate, uno ce l'ho sempre chiesto, come fate per 6 ore sempre fermi lì seduti sulla Soyuz, dove non immagino non ci sia il bagno? E ho scoperto che bisogna indossare un pannolone, ma è vero? Sono equipaggiamento deviata. A massima assorbenza. Pannolone. Perché... Esatto. Vuoi dire, puoi mettere l'equipaggiamento d'astronauta, magari lo convinci. È la parte meno glamorous del nostro lavoro. Ed è una tecnologia importante, perché so che chi ha visto i film per apprezzare anche la bellezza di questi attori è molto meno glamorous anche quello. È importante avere anche un modo per eliminare i propri rifiuti. Sì, anche perché insomma al di là degli scherzi e del divertimento non è semplice, insomma. Non è semplice, insomma. Non è semplice, insomma. Così ci racconti passo passo che cosa succede. Volentieri. Quanti giullari potranno mai esserci? Si guarda intorno. Ed è solo la fila per il bagno. Santi numi. Raccontala esatto. Tu perché io non ce la potrei fare, quindi ti cedo volentieri questo compito. Prima si parlava del fare la pipì sulla ruota. Ora, pipì o caca, i primi astronauti che dovevano partire e non c'era un modo per poterla fare in orbita spaziale, suborbitale nel suo caso, non era previsto. Ha fatto la pipì direttamente nella tuta e non c'era un modo per recuperarla. Questo non l'ho afferrato adesso, eh. Pipì nella navicella o qualsiasi altro tipo di liquido che galleggia intorno. Ora, nelle missioni Apollo, in parte questo fu risolto. C'era un sistema che raccoglieva la pipì davanti e la cacca dietro, però, c'è un però, funziona tutto bene, ma non sempre funziona come previsto. Ora, se vi ricordate, a bordo della stazione spaziale, Luca ha fatto vedere come si era lavato i capelli. Ora, questo rende molto difficile allontanare dal corpo le feci e la pipì. Quindi gli astronauti Apollo avevano una copertina per il dito con cui dovevano raccogliere piano piano le feci nel sacchetto. Ora, una cacca misteriosa che qualcuno ha fatto e non sanno chi di loro ha fatto, e quindi si confrontano dicendo no, la mia era più dura, no, la mia sembra, questa sembra un'orsa bruna, la mia era diversa, e ora... Qualcosa che galleggia intorno, e si dicono a vicenda che la mia non era così, la mia era più morbida, non... Ci sono altre domande? Come andate in bagno nello spazio? Le dirò, è una situazione di alta tecnologia, ho
But I didn't pee on the moon, I peed in my pants. Si tira giù il finestrino e si cerca una stazione di servizio in cui... Ecco, Dick Slater. Dick, tu forse puoi rispondere alla domanda della signorina meglio di me. Dick è stato uno degli astronauti della Mercury 7, signore e signori. E ora è il nostro capo, è lui che assegna gli astronauti e le missioni di volo. Quindi gli diamo parte del nostro stipendio tutti i mesi. Quanto vuoi questo mese? Jimmy, dai un minuto, ci sono novità. Chiedo. Certo, scusa. Figurati. Harry? Hadleberg had difficulties with the hatch door and the astronauts helped him secure it. President Nixon soon arrived to greet them. President Nixon soon arrived to greet them. President Nixon waving to the astronauts, the curtains have been drawn. There they are in the rear window. The president signaling for applause from the crowd. Astronauts gather in the window. Neil, Buzz, and Mike, we knew it was a success. We knew it was a success. We knew it was a success. And it had only been 8 days. There he is over there. But I didn't pee on the moon. I peed in my pants. Un futuro che spezzerà le catene del fondamentalismo, dell'ignoranza e del mito. Un futuro dove tutti abbracceranno fieramente la scienza come l'unica vera fede. Perciò... Science.